Ciao amici, allora volevo farvi la recensione di Cleo the Nile della serie delle bambole Monster High. Allora, innanzitutto volevo dirvi che queste bambole sono articolate sulla mano, sulle braccia e sulle gambe, ma le gambe io non le muovo. Ecco, e che sono molto belle, fatte bene in ogni dettaglio, sono identiche a quelle della serie. Allora, la serie TV ovviamente. Allora, in ogni confezione c'è una bambola, per esempio io ho preso Clio, che è bellissima, ecco, ha un vestito fatto per, tipo a bende, perché lei è la figlia di Cleopatra e della mummia, ha un cerchiello bellissimo, ecco. Poi ha dei meravigliosi orecchini, adesso ve li mostro. Mi casca sempre. Ecco. Scusate però, perché non riesco mai a farla stare su. Se cade è per questo motivo. Allora, ha una bella cintura. E un telefonino, ma non lo tiro fuori, ho paura che cada. Poi ha delle bellissime scarpe. Col tacco, altissime. Molto belle. Il piedistallo che è incluso nella confezione. Ha i capelli neri con delle strisce di oro. Ecco, un difetto di questa serie di bambole è che facilmente si rompono e questo non è proprio meraviglioso. Ecco, e mentre un pregio di queste bambole invece, che sono molto belle, veramente bellissime. Clio ha un trucco favoloso con un rossetto scurissimo, ha gli occhi verdi, un brillantino e poi ha le sopracciglia viola. Ok, nella confezione è incluso anche il suo diario. È cascata sempre per quel motivo lì. Ok. E poi ha incluso anche il suo serpente Hisep, molto molto carino. Mi scuso ancora 100 volte perché cade veramente tutti i giorni. Allora, poi ha la spazzola bellissima oro, ovviamente, che sta in tinta con tutto il resto. E la sua borsetta, ecco, nel diario, adesso vi mostro, ecco, ogni diario di ogni bambola ha un codice segreto con cui sul sito italiano, che è su Google, si può cercare così. Allora, monsterhigh.it giochi, ecco. Quando ti viene fuori la pagina basta che clicchi su attività, e anche se il sito ci mette un po' a caricarsi, perché ci mette veramente tanto, e dopo comunque il sito ufficiale in italiano, quindi se inserite in un gioco questo codice potrete giocare. Ovviamente vi dovete iscrivere, io l'ho già fatto. Vabbè, comunque questa serie è fatta benissimo. E cosa posso dirvi di altro? Beh, che sono articolate veramente in modo fantastico, solo che un altro difetto è che se non state attenti le varie parti del corpo possono saltare via. Per esempio mio papà ieri ha usato una mia bambola, cioè l'ha messa di nuovo nel piedistallo che l'avevo tolta, e mettendola, siccome è un po' difficile, gli ha tolto una mano, pensava di averla rotta, invece si era solamente tolta, insomma. Quindi bisogna fare molta attenzione. Comunque c'è anche la serie TV, dove trovate i video in italiano delle puntate, sempre sul sito. E che altro vi posso dire? Beh, compratele, sono veramente convenienti.
Conosco un negozio vicino a casa mia, a Mestre, in Italia ovviamente, e che si chiama Marcon. Ecco, lì c'è il Mille Affari, che è un enorme negozio arancione, dove lì le trovate tutte, tranne Gulia, lo zombie, e quello con la pelle blu e i capelli rossi, ma non so bene chi sia. Comunque nella confezione, tutte diciamo che tutte le Monster High hanno il proprio animaletto, per esempio Cledenai, come ho detto prima, i Seth, e sono fatti bene anche gli animali. Comunque nella confezione di Cledenile è incluso anche Deus Gorgon, a cui farò la recensione fra poco dopo Clio. E compratele, sono veramente fatte bene e sono veramente convenienti, fatte dalla Mattel. Ciao, alla prossima recensione.